La decarbonizzazione è l'unica via per salvare il nostro pianeta, la nostra vita e quella dei nostri figli. Siamo ancora in piena emergenza coronavirus e quante volte avrai pensato, ma quanto vorrei il mondo di prima? Ma ne sei veramente sicuro? Cioè, se tu avessi la possibilità di ricostruire il mondo a tuo piacere, lo rifaresti esattamente come era prima? Oppure lo creeresti su alcune basi per uno sviluppo sostenibile? Di vivere senza combustibili fossili? Inizio riportando un piccolo cenno di un articolo del New York Times che ho trovato molto interessante, che adesso vado a leggere. Sta succedendo qualcosa di strano. Non solo l'ondata di malattia e morte che sta investendo il pianeta, ma c'è qualcos'altro. In Cina e in Italia l'aria è straordinariamente pulita. A Venezia l'acqua del Canal Grande è tornata limpida. Le emissioni globali di anidride carbonica stanno calando. Il nuovo coronavirus ha provocato una stupefacente chiusura delle attività produttive e una drastica riduzione dell'uso dei combustibili fossili. Nel breve termine, la reazione alla pandemia sembra avere un effetto positivo sulle emissioni. Ma a lungo termine il virus aiuterà o danneggerà il clima? Siamo chiari, la pandemia Covid-19 è una tragedia. Ma questa crisi globale è anche un punto di svolta per l'altra crisi, più lenta, ma con una posta in gioco ancora più elevata, che rimane lo sfondo su cui si svolge la nostra epoca. Come ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni Unite, la minaccia del virus è temporanea, mentre quella delle ondate di calore, delle inondazioni e delle violente tempeste incomberà su di noi per anni. La nostra risposta a questa crisi sanitaria plasmerà la crisi climatica per i prossimi decenni. Gli sforzi per far ripartire l'economia, le misure di stimolo, i salvataggi e i programmi per creare posti di lavoro determineranno la forma delle economie e delle nostre vite nel futuro prossimo. E sulle emissioni di carbonio avranno effetti che si ripercuoteranno sul pianeta per migliaia di anni. Le abitudini di consumo e di viaggio stanno cambiando e qualcuno si chiede se questo può essere l'inizio di una svolta significativa. Forse la nostra percezione di cosa ci serve davvero cambierà. Forse anche dopo la crisi saremo più inclini a lavorare da casa. Abitudini per fare spesso lunghi viaggi sembrano essere già eticamente discutibili alla luce della crisi climatica e in un'epoca segnata dalla pandemia potrebbero essere percepite come irresponsabili. Profondi cambiamenti nei comportamenti individuali, soprattutto nei paesi ricchi, con alti tassi di consumo pro capite, potrebbero portare a una riduzione delle emissioni. Poi l'articolo prosegue con una serie di analisi molto dettagliate che vi invito a leggere. E qui mi allaccio al tema della decarbonizzazione. E siamo in un punto di ripartenza e se ripartiremo con il piede giusto, forse riusciremo a sconfiggere non solo la crisi sanitaria, ma anche quella climatica, che piano piano viene avanti senza che nessuno se ne accorga. O meglio, te ne accorgi perché appunto ci sono ondate di calore, perché ci sono tempeste improvvise, alluvioni. Ma piano piano la natura sta facendo il suo corso e lei non ha bisogno di noi. Lei si evolverà, lei si adeguerà. Mentre noi, come sta succedendo in questi giorni, ne saremo direttamente colpiti. Allora ti riporto alcuni numeri. Io sono ingegnere, quindi sono appassionato di numeri, che ho raccolto, messi insieme, per trasmetterti qual è l'importanza di avviare un processo di decarbonizzazione per aiutare non solo il pianeta, ma per aiutare anche la nostra vita e quella dei nostri figli. E con la domanda di energia che continua a crescere, il mondo assolutamente non è sulla buona strada. L'ultima edizione delle Prospettive Energetiche Mondiali riporta un continuo aumento della domanda globale di energia. E mentre la domanda di energia sta diminuendo in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone è in aumento. E l'aumento più significativo si sta verificando proprio in India e in Giappone. Se ciò continuerà,
si prevede che la Cina diventerà il maggiore utilizzatore di energia nel 2040, seguita da Stati Uniti e India, e questo sviluppo corrisponderà anche alla mancanza di un obiettivo da parte della società mondiale per limitare il riscaldamento globale di 1,5 gradi. In effetti, anche i più ambiziosi sostenitori dello sviluppo concludono dicendo che ci sarà un probabile aumento della temperatura media tra 1,7 e 1,8 gradi centigradi. Anche il World Energy Outlook evidenzia che i governi sono i principali responsabili quando si tratta di cambiare queste rotte. Il rapporto mostra anche la riduzione prevista nello scenario di sviluppo sostenibile non è sufficiente per limitare il surriscaldamento globale. L'analisi dell'EPA mostra che oltre il 100% degli investimenti energetici globali sarà guidato dal governo e come tale il messaggio è chiaro. Il destino energetico del mondo spetta alle decisioni di governo. Da questo punto di vista dobbiamo continuare a spingere per il corretto riconoscimento del riscaldamento e del raffreddamento, supportandoli a stabilire un quadro politico che ne consenta la piena decarbonizzazione. Il modello dell'AIE sul settore dell'edilizia non tiene conto di questo potenziale di decarbonizzazione. Al contrario, si conclude con una semplice riduzione della domanda di energia di circa il 25% in un orizzonte temporale però di 20 anni. Almeno questo è chiaramente inferiore alle nostre aspettative. Le pompe di calore possono decarbonizzare al 100% gli edifici se vengono gestiti con energia verde e possono farlo al 66-80% se non si fa attenzione a quale energia viene utilizzata. Questa decarbonizzazione va pari passo con una riduzione della domanda di energia e di conseguenza l'utilizzo delle pompe di calore dovrebbe portare alla riduzione della domanda di energia di pari passo. Quindi, ricapitolando, con questa crisi sanitaria è importante crearci un nuovo futuro per affrontare anche la crisi climatica, di cui ci accorgiamo poco ma piano piano sta arrivando. E per farlo dobbiamo anche decarbonizzare, non solo ridurre la domanda di energia, ma dobbiamo anche trasformare l'utilizzo di energia spostando dai combustibili fossili all'energia elettrica. Ovviamente accoppiando tutto questo anche alle energie rinnovabili e quindi alla produzione di energia verde che permetta di creare un futuro sostenibile per noi ma anche per i nostri figli. E cosa possiamo fare nel nostro piccolo oltre a far sentire la nostra voce a chi ci governa? Possiamo fare già un primo passo, possiamo decarbonizzare la nostra casa. Non è sicuramente un processo veloce e per farlo non basta attaccare una spina. Bisogna fare delle analisi e capire se ne vale veramente la pena e se si può fare dal punto di vista tecnico. Quindi se anche tu vuoi dare il tuo contributo per salvare il pianeta, puoi fare un test, un questionario gratuito per capire se la tua casa può essere trasformata in un edificio 100% elettrico, sfruttando il tuo impianto esistente, anche se hai radiatore. Quindi vai nella descrizione del video e clicca sul link che troverai. Noi vogliamo cambiare veramente il destino del nostro pianeta.